sono partiti abbastanza bene, subito i primi giorni, venerdì, sabato, domenica sono andati bene, anche il giorno dell'Epifania, va a momenti, però comunque siamo partiti bene anche rispetto agli altri anni, più o meno ci siamo, chiaro non come prima del Covid e tutte queste cose qua, però sì, ci siamo. Chiaramente gli anni precedenti erano molto più... Sì, era proprio il vero saldo. Vero saldo da coda, fuori dalla porta, aspettare che apre il negozio, una volta era molto più... Cioè si sentivano di più secondo me. Adesso facendo anche tante promozioni durante l'anno, la gente i saldi non li aspetta così tanto come prima. Sinceramente io non sono più pro saldi, ma sono anche un pochino a sfavore, in quanto i saldi secondo me non hanno più ragion d'essere, perché con tutte le promozioni che ci sono durante l'anno, le Fidelity Card, il Black Friday, secondo me ogni commerciante può tranquillamente gestirsi il suo periodo di sconti durante l'anno, quindi i saldi non hanno più l'appeal di una volta, non ci sono più le code fuori dalla porta come tanti anni fa, e quindi secondo me in questo momento i saldi andrebbero un po' rivisitati e rivisti anche dal punto di vista della normativa. I saldi vanno bene, come è andata bene del resto la stagione. L'atteggiamento è comunque del cercare il capo giusto, cioè non si accontentano di comprare il capo tra virgolette rimasto, ma hanno una richiesta specifica. Se il capo è giusto lo comprano, altrimenti no. Come sono andati i saldi? Purtroppo quest'anno la partenza è stata sottotono, no? Dovuta a una serie di situazioni, concomitanze, una prima giornata estremamente, direi, brutta e piovosa, e sabato e la domenica tutto sommato poco entusiasmo. C'è da considerare che durante le vacanze molta gente ha lasciato le città e quindi proprio si sono svuotate. Mai come quest'anno abbiamo visto proprio poca gente nelle città. Poi sicuramente un po' le cose stanno cambiando, nel senso che non c'è più proprio questa corsa iniziale ai saldi.